Caro Bersani, cari amici del Partito Democratico, io credo che la manifestazione che i cittadini dal basso, i cittadini come soggetti della politica, soggetti della legalità costituzionale, l'hanno sentito di convocare questa manifestazione perché si è varcato ogni limite della decenza democratica. Questo, a mio parere, non è il tempo di marcare nessuna differenza, di non fare disquisizioni e di non cadere nelle trappole tese dalla stampa di regime che cerca di squalificare una manifestazione che è riuscita a produrre un fenomeno inedito e nuovo, cioè attraverso internet, attraverso uno dei nuovi soggetti della comunicazione che può diventare poderoso strumento della democrazia. I cittadini si autoconvocano perché qui non si tratta di difendere un'ideologia, non si tratta di disquisire sulla politica dei partiti o non si tratta di questione di lana caprina. Qui si tratta puramente e semplicemente della difesa della democrazia. Qui si tratta della voglia di ritornare a vivere in un paese normale, in un paese in cui la dialettica democratica non ruota intorno ai problemi di un solo uomo che ha asservito oltretutto un'intera identità politica che è quella del centrodestra, è un centrodestra che non assomiglia a nessuno dei centrodestra conservatori d'Europa, quindi è un'anomalia patologica, perché proprio è semplicemente fondato e vive attraverso i destini di un solo uomo. Nel nostro paese persino neppure possibile in questa situazione pensare alla politica, fare politica. Finché ci sarà questo assetto, cioè l'Italia in mano a un solo uomo e al suo strapotere mediatico, economico e politico, non potremo vivere partecipando alla vita del nostro paese. È come se ne fossimo esclusi, è come se fossimo stati cacciati, come se fossimo stati mandati in esilio. I cittadini che vogliono dire basta, che non ne possono più, non riconoscono più il loro paese, stentano a riconoscersi in quello che hanno sempre creduto fosse un paese democratico. È il momento di essere tutti insieme, la presenza del Partito Democratico, la presenza ufficiale del Partito Democratico in questa circostanza avrebbe un enorme valore per i cittadini che vedrebbero il più grande partito dell'opposizione riprendere il testimone di quella opposizione senza se e senza ma di cui abbiamo bisogno e un'opposizione vera, autentica, senza perdersi nei meandri delle logiche del palazzo. C'è bisogno di un PD che guardi, che si ritrovi pienamente nei cittadini democratico, che venga sentito dai cittadini democratici come un partito al quale guardare, il principale partito di una coalizione che un giorno guidi questo paese verso la normalità, verso il ritorno alla piena democrazia, verso l'uscita da questa sorta di caudillismo fascistoide, in cui il nostro paese oramai è sprofondato.